Allora, il punto sul calciomercato del Milan. Nel fine settimana, quindi tra sabato e domenica, praticamente ieri, la società rossonera ha chiuso l'ottavo colpo in entrata. Si tratta di Younous Moussa, arriverà dal Valencia a titolo definitivo, 20 milioni di euro, 19 milioni di parte fissa e uno di bonus. Il calciatore dovrebbe arrivare domani a Milano per svolgere le visite mediche mercoledì e poi andare a casa Milan a firmare il contratto quinquennale con la società rossonera. Il mercato del Milan non finisce qui, infatti si sta cercando un vice Theo Hernandez, si parla di Luca Pellegrini della Juventus. L'anno scorso ha giocato la prima parte di campionato nell'Eintracht di Francoforte per poi passare a gennaio alla Lazio. La squadra di Sarri rivorrebbe il calciatore perché l'allenatore è un estimatore di Pellegrini e lo vorrebbe come terzino sinistro, però da quello che risulta il Pellegrini ha dato priorità al Milan. La difficoltà è che la Juventus vorrebbe cederlo a titolo definitivo, invece la società rossonera lo vorrebbe prendere solo in prestito con diritto di riscatto. In uscita Rebic è ufficiale, oggi il Beşiktaş e il Milan hanno fatto il comunicato, quindi Rebic lascia ufficialmente il Milan e va a giocare in Turchia. La società rossonera incasserà 2 milioni di bonus al raggiungimento, altrimenti potrebbe anche non prendere niente, quindi in pratica da 0 a 2. I 2 milioni sono solo se vengono raggiunti determinati bonus, però c'è un ingaggio che il Milan risparmia circa 12 milioni di euro perché Rebic aveva un contratto fino al 2025 e quindi altri 2 anni di contratto che netti sono 3 milioni e mezzo e quasi circa 4 che fanno una cifra al netto di 12 milioni in 2 anni. Quindi il Milan va a risparmiare questa cifra sull'ingaggio del calciatore croato. In uscita ci sono sempre Origi, c'è Ballo Touré e Messias. È corteggiato anche dal Besiktas, si sta parlando, probabilmente si potrebbe trovare una soluzione. In uscita ci sono anche Colombo, il Milan non lo vuole cedere, l'Atalanta l'ha richiesto, c'è anche il Cagliari, però il Milan lo vorrebbe tenere. Sono tutte situazioni che si andranno ad evolvere nei prossimi giorni e probabilmente ci saranno anche altre entrate. Infatti il Milan sta monitorando anche altri giocatori, quindi il calciomercato rossonero potrebbe non essere ancora terminato.